Parlano i protagonisti di Don Matteo, la fiction Rai che in questi giorni viene girata a Spoleto. Terence Hill e Nino Frassica raccontano dell'accoglienza ricevuta nella nuova location. Prima, come molti sapranno, la fiction veniva girata infatti a Gubbio. Tante novità dunque, tanto entusiasmo, seguiamo Vicky Sorci. Le riprese sono cominciate ormai da qualche giorno. Piazza del Duomo, la scalinata, la chiesa di Santa Eufemia, nuove location in una nuova città, Spoleto, per Don Matteo, la fiction di Rai 1 prodotta dalla Lux Vide. Adesso sono i protagonisti, affiancati dal sindaco, a parlare alla stampa. L'Umbria è un po' la mia casa, è esordito Terence Hill, mio padre era di Amelia, mia nonna di Bevagna. L'attore risiede all'eremo delle Grazie, immerso nel verde di Monteluco. Qui c'è un'aria perfetta e la respiro la mattina quando vado fuori nel bosco e sento il mone. Stiamo lavorando sodo per realizzare un prodotto ancora migliore. Ha concluso, saranno 9 mesi di duro lavoro. A raccontare il trasloco da Gubbio a Spoleto, con la consueta ironia, Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini. Siccome sono abbastanza affezionato a Gubbio, la mattina mi assorba da Gubbio. Vedo che non ci sono gli altri e mi dicono che si gira a Spoleto e devo scendere, quindi ogni mattina sto facendo. Scherzi a parte, l'accoglienza è perfetta, ha aggiunto l'attore siciliano. È così come a Gubbio la città si mette a disposizione. Il cambio di location è la prima, ma non l'unica novità. Parola della regista Monica Vullo. Ci saranno nuovi attori che gli appassionati della fiction potranno notare a partire dal prossimo autunno.